Hegel fa del principio di identità. Ieri eravamo rimasti proprio a questo, e avevamo fatto un'osservazione, e cioè che tutto sommato questo principio di identità, la principio lui già aveva fondamentalmente parlato proprio nel cosiddetto frammento dell'identità che appartiene alla logica di Vienna, no? Ecco, e allora il discorso, lui comincia a dire, beh, il principio di identità si lascia fuori una cosa importante con cui si deve interpretare il mondo, cioè il principio di contraddizione. Se io il principio di identità lo intendo in modo esclusivo, devo lasciarne fuori la interpretazione del mondo come contraddizione. Lui in realtà ha già detto che questo non è possibile, perché l'identità già contiene in se stesso il principio di contraddizione. Ed è quello che adesso ripete in una forma del tutto diversa. È applicabile di per sé, si domanda, il principio di identità? Ora, intanto, se il principio di identità deve essere interpretato in senso rigoroso, dobbiamo dire che alla fine deve essere eliminata ogni distinzione fra soggetto e predicato. Però se noi eliminiamo la distinzione fra soggetto e predicato, che cosa succede? Succede che è impossibile la formulazione di qualsiasi proposizione, perché la forma di ogni proposizione è quella che si basa sulla distinzione di soggetto e predicato. Si potrebbe mantenere certo una distinzione del genere, ma sarebbe una distinzione a questo punto assolutamente formale, cioè avrebbe un certo aspetto di arbitrarietà una volta che si sia ammesso che l'identità è un principio assoluto. Ecco, prendiamo, facciamo un esempio. Un esempio può essere quello della casa, e prolunghiamo il giudizio. La casa è rossa. Se io devo interpretare questa proposizione nel senso di un'effettiva identità, io vengo a identificare senz'altro i due termini, casa e rossa. Il rosso è la casa e la casa è il rosso. E non potrò quindi distinguere in nessun modo il rosso e la casa, cosicché il parlare della casa sarà il parlare del rosso e il parlare del rosso sarà il parlare della casa. Però, dice Hegel, già dal punto di vista del linguaggio comune, parlare in questo modo è giudicato un parlare da sciocchi. Che senso ha? È parlare del tutto insensato. Questi concetti corrispondono a un certo mondo, ma è un mondo privo di senso, perché è un mondo in cui non vi sia alcun cambiamento, non solo nessun cambiamento, ma nessuna varietà, nessuna relazione fra parti, perché prima del cambiamento ci deve essere la relazione delle parti, prima della relazione delle parti ci devono essere le parti, perciò la varietà delle parti. E allora noi non possiamo stabilire nulla del genere, perché se io parlo dell'identico, o l'identico lo intendo in senso serio o non lo intendo affatto. Ora, se noi dobbiamo vedere allora in che senso si possa parlare di identità, ci troviamo di fronte a questa necessità, che all'identità astratta, che è l'identità nella quale tutto va confuso, dobbiamo contrapporre un'identità concreta, che è l'identità nella diversità. E allora, rovesciando, come al solito, possiamo dire la diversità nella identità. E quindi diciamo che
il significato della diversità sarà il significato dell'identità, perché ogni identità verrà a proporre il suo significato attraverso il suo contenuto. L'identico non sarà altro che l'unità di quei significati che appartengono alla diversità che è ospitata all'interno dell'identico. E allora quando io dico, propongo a me stesso la formula A uguale A1, non potrò dire più nel senso di una logica così statica che usare A1 e usare A sia del tutto indifferente. Dirò che invece A è uguale a 1 purché A non sia uguale ad A1. Se cioè sono vere tutte e due le proposizioni, per quanto contraddittorie possano essere, devono essere vere nell'ambito di un pensiero che pensa le cose così come sono. Se non si esprime questa differenza come unità e come identità, se non si esprime la identità come differenza, che cosa succederà? Noi avremo proprio quell'identità assoluta di cui parlavamo prima, che sarà priva di significato e valore. L'identità è quindi un'identità che riflette l'io stesso. Qual è il primo esempio di un'identità di questo genere? Il primo esempio dell'identità di questo genere è l'io. L'io come molteplicità dell'essere dell'io. L'io che pone se stesso in forma sempre diversa. L'io come varietà delle sue manifestazioni, che poi è la varietà stessa del suo essere. E noi allora che diciamo dell'io? Diciamo dell'io, l'io è qualcosa che riflette. L'io è riflessione. Bene, l'io è riflessione, e allora la riflessione è l'io, però nello stesso tempo la riflessione dell'io è qualcosa di diverso dall'io. L'io è qualcosa di diverso dalla sua stessa riflessione. E allora noi diciamo che per un verso la riflessione dell'io è l'io stesso, diremo per altro verso che la riflessione dell'io non può essere l'io. E allora il concetto fondamentale di base quale sarà? Quello dell'identità concreta. Ma l'identità concreta che cosa implica? Implica la forma logica successiva dal punto di vista della logica dell'essenza, perché la logica dell'essenza può partire da questa identità poiché l'identità sia corretta. Ed è un'identità, sappiamo bene, che non coincide più con l'identità della logica formale. E allora vediamo cos'è questa identità. È un'identità che per forza di cose, mentre implica se stessa, implica il suo contrario. Diciamo l'identità è identità. Bene, ma dobbiamo aggiungere l'identità è identità perché è differenza. E allora ecco che siamo arrivati al paragrafo 116. La differenza sarà nell'ambito della logica della riflessione, che appartiene alla logica dell'essenza, la seconda categoria. La differenza è la seconda categoria della riflessione. E la differenza di per sé non si pone sempre allo stesso modo. Perché non si pone sempre allo stesso modo? Perché c'è differenza e differenza.
la stessa differenza è diversa dalla differenza. La differenza si può concepire in tanti modi diversi, ma bisogna sempre concepirla sulla base di quella logica che ci sta guidando. Non è che ci inventiamo le differenze, dobbiamo fondarci su ciò che la logica è, e noi sappiamo che la logica ci dà come contrapposizione di base la opposizione della mediazione e dell'immediatezza. E allora la prima forma di differenza che noi dovremo esaminare quale sarà? La differenza nel senso immediato del termine, la differenza come differenza immediata, la contrapposizione, per dirla in breve, di una cosa all'altra, per cui noi diciamo questo non è quest'altro, A non è B. C'è differenza fra A e B. Come, che nome potremmo dare a questa differenza immediata? La differenza immediata, che è quella che si pone in quanto tale e si pone senza giustificazione, pur avendo giustificazione, è la pura e semplice diversità. Brevissima parentesi, che è poi questa. La differenza può non avere mediazione nello stesso senso in cui qualsiasi cosa può non avere mediazione. Quando è che la mediazione qualcosa non l'ha? È quando non si cerca, quando non si spiega, quando si accoglie qualcosa come un puro dato di fatto. Allora io non cerco il perché delle cose, e non cercando il perché delle cose dirò semplicemente che qui abbiamo la diversità perché non abbiamo la forma giustificata della differenza stessa. La vera e propria differenza immediata è quindi è la diversità, l'essere diverso di due cose fra loro. Certo, se due cose fossero viste in un contesto più ampio e a una certa distanza l'uno dall'altro, allora la diversità avrebbe bisogno, da quel punto di vista, di essere rigiustificata, e la diversità dovrebbe necessariamente ritrasformarsi in differenza mediata, cioè un principio di mediazione dovremmo cercarlo. Il principio della diversità non ci dà la mediazione perché noi l'accettiamo nei termini in cui puramente, semplicemente, nudamente si presenta. Infatti, vediamo un po' questo principio della differenza in che cosa è contenuto. Esso è dato soprattutto dalla negatività, cioè il fatto di base che una cosa non possa fondarsi o spiegarsi di per sé. Se qualcosa non riesce a fondarsi o a spiegarsi di per sé, rinvia a un qualcosa di diverso, rinvia al proprio altro, e a quest'altro è demandata la spiegazione dell'essere, della determinazione di partenza. Ma se io parlo di una spiegazione a questo punto, che cosa faccio? Sto per l'appunto mediando. La determinazione che io ho per le mani con un'altra determinazione che mi serva per spiegare la precedente.
E abbiamo allora una spiegazione che dice anzitutto, guarda bene, se io sto qui e tu mi stai cercando, questo significa che io sono qualcosa che può avere in se stesso un valore che la determinazione da spiegare non ha. Che cosa significa? Che la spiegazione si basa adesso soprattutto su una sorta di negazione, perché la spiegazione è data dall'altra cosa, dalla cosa differente, sulla base della propria ammissione di differenza, ma anche sulla base del fatto che questa differenza è diventata una vera e reale opposizione. Tanto perché, fin dei conti, il rapporto fra le due determinazioni è diventato un rapporto negativo. E allora possono ritornare a questo livello delle categorie che noi già abbiamo esaminato in precedenza. Perché se la negazione dice io non sono te, beh, questa è una forma di repulsione. Siamo cioè di nuovo alla dialettica dell'atomo. Nella logica dell'essenza si esprime la repulsione della determinazione da se stessa. O anche possiamo dire che si esprima la repulsione dell'essenza in quanto esprime la logica della mediazione e dell'immediato nello stesso tempo, perché io in quella particolare determinazione ho detto che sto per trovare, che probabilmente troverò, degli elementi di differenziazione rispetto a quelli di partenza. Però nello stesso tempo io dovrò dire questi elementi di differenziazione non possono essere elementi assoluti, ma sono senz'altro elementi con cui io attingerò principi di analogia, principi di uguaglianza con l'altra determinazione, con la seconda determinazione. E abbiamo quindi nell'essenza il movimento due forme o due significati essenziali, cioè il rinvio alla determinazione della differenza. Però questa rideterminazione della differenza cosa ci dice? Ci dice che dal di dentro, ossia dal differente, possiamo muovere per dire io parlo del differente, dico che questa determinazione è valida, cioè può essere sostenuta in quanto io stesso pongo una identità attraverso la quale si possa porre la differenza. In applicazione senza differenza, senza identità non si pone nessuna differenza. Cosa significa porre la differenza? La differenza si pone in quanto c'è un'identità già presupposta in qualche modo. E d'altra parte è vero anche il contrario. Nella identità si cerca, si deve cercare una forma di differenza, tanto è vero che quando io dico che io sono quello, sto dicendo che io non sono quell'altro. E allora ciò che si basa su un qualcosa è in fin di conti qualcosa di identico a ciò su cui si basa, ma è anche non identico, è anche diverso rispetto a ciò
fa da base, a cui fa da base. E quindi il discorso è quello per cui una cosa rinvia all'altra, e una cosa rinvia all'altra perché è differente, una cosa rinvia all'altra perché è identica. La forma alla quale si deve ricorrere è quindi una forma che ha una sua particolare duplicità, è una duplicità che è soprattutto un rapporto, è relazionalità, come sempre avviene all'interno della differenza, ed è relazionalità così come sempre avviene all'interno della logica dell'essenza. Ciò che si esprime in un determinato modo si esprime mediante un limite, ciò che si esprime in un determinato modo si esprime attraverso una differenza che nello stesso tempo è identità. E allora noi, dicendo differenza, diciamo mediazione, diciamo posizione, diciamo immediatezza, diciamo il contrario dell'immediatezza. Ecco che allora noi abbiamo qui una nuova categoria, che è quella della diversità, per cui si dice: questa cosa è diversa da un'altra, mi si presenta immediatamente nella forma della diversità. Che cos'è questa forma della diversità? È la forma stessa della differenza, in quanto la differenza sia presa senza cercarne una storia, senza cercarne la storia. E allora, quando si dice differenza immediata, questa categoria corrisponde a quella dell'identità immediata. Ma bisogna stare ben attenti, perché in nessun caso noi possiamo accettare questi due termini senza doverli e poterli svolgere. Quando io dico identità immediata e quando dico differenza immediata, che cosa dico? La cosa è quella che è, la cosa è diversa da quella che sembra essere. Forse il modo più visivo di interpretare un rapporto di questo genere sarebbe poi quello, mettiamo, di due gradinate uguali e diverse tra loro, uguali, mettiamo, nell'altezza, però diverse nella espansione e nell'altezza quindi dei singoli gradini. A un certo punto si può creare una differenza anche fra due gradinate uguali come rapporto tra punto massimo e base, no? Però sviluppate in modo diverso a seconda che siano proposte più in avanti o più indietro. Si tratta di vedere come si costruisce poi la gradinata stessa. In certi paesi costruiti nel Medioevo c'erano delle scalinate inverosimili in cui i gradini erano altissimi ed erano praticamente attaccati alla parete o a una sorta di rupe che c'era. Io mi ricordo una gradinata che adesso non esiste più in un quartiere antico della città di Viterbo, che era poi Piano Scarano, è vero, dove c'era una gradinata veramente che faceva paura, perché si correva il rischio di cadere veramente con le gradini alti così, insomma, mentre invece poi dopo è stata sostituita da una gradinata più abbordabile, però la espansione è diversa, no? E quindi la difesa è la stessa cosa, ma non è poi la stessa cosa. Ecco,
E allora noi diciamo che il distinto, ciò che è diverso, è distinto da ciò che è. E se noi diciamo è diverso, dicendo questo non vogliamo stabilire un rapporto. Diciamo soltanto che alla base c'è un qualcosa di estraneo e di indifferente. Se io devo porre la differenza, dovrò ricollocare tutti i rapporti. Cioè dovrò dire perché questo diverso è un differente anche. È un differente perché c'è questo elemento in più che pone una mediazione, mettiamo fra questi due tipi di scale, fra il pensiero di una scala, di una gradinata costruita in un certo modo e una gradinata costruita in un altro modo. La differenza nel senso immediato, non dicevamo, è diversità, perché i vari oggetti collocati nel rapporto di pura diversità sono individualmente ciò che sono e la loro connessione è una connessione esterna. Questo non significa che siano naturalmente il contrario di ciò che dicono essere. Il diverso rimane diverso, anzi rimane diverso senza essere giustificato nella sua diversità. È un diverso del tutto astratto e a questo punto gli elementi di paragone in fin dei conti appartengono concretamente allo stesso mondo esterno. Che cos'è che manca? Manca il rapporto, manca la giustificazione. Il significato della differenza non è più lo stesso, perché la differenza come diversità è una differenza immediata presa brutalmente, la differenza come differenza è una differenza giustificata che dice qualcosa di più. E allora diciamo che la differenza estrinseca, dice così lo stesso Hegel, come identità dei riferiti è uguaglianza, come non identità è disuguaglianza. Che cosa significa uguaglianza e disuguaglianza? E dobbiamo dire che uguaglianza e disuguaglianza debbono essere riferiti a un solo sostrato, non a tutto l'insieme, non a tutta la problematica suscitata dalla realtà di cui si sta parlando. E quindi sono soltanto, lo sviluppo è soltanto quello di lati, aspetti particolari di quel sostrato, quello che conta è invece il sostrato stesso. In che senso? Vediamo un po', perché questo profilo possiamo un po' semplificare visivamente. Ecco un po' il discorso che facevo prima. Prendiamo con questa altezza, le due gradinate sono perfettamente identiche, quindi il sostrato, il punto di riferimento è quello. Da dove devi scendere? Da questo punto qua devi arrivare qua giù per arrivare in piano, così almeno potrei recarti, mettiamo, nel quartiere che sta sotto. Però se io poi devo sviluppare la cosa, la scaletta o la sviluppo così, e allora a questo punto creo una gradinata maledetta, ma comunque è una gradinata lo stesso. Va bene? L'ho riprodotta molto approssimativamente. Altrimenti, se vogliamo creare una gradinata che funzioni, la devo sviluppare in questo modo, perché a questo punto io faccio tanti gradini, li posso fare da tutti bassi bassi e vado comodo, no? Quello.
sviluppando così. E certo che qui vorrei dire una differenza dal punto di vista dello sviluppo. Se potevo prendere la distanza più in fondo, ho occupato uno spazio che non bisognava nemmeno di occupare. Se invece occupo questo spazio qui, magari con il rischio di farmi un bel capitombolo, però tutto sommato ho risparmiato spazio. Ecco, e allora diciamo che uguaglianza e disuguaglianza ci sono lo stesso, ci sono due scale. E le due scale dove portano? Sempre allo stesso punto. E allora sono la stessa cosa. Da questo punto possiamo dire che siano la stessa cosa. Ma sono poi la stessa cosa? Beh, veramente no, perché si tratta di vedere come sono sviluppate. Se noi facciamo la comparazione, è vero, c'è una bella differenza. E noi diciamo che allora, se io guardo a questi due elementi astrattamente, dico che tutti e due gli elementi sono elementi astratti. C'è una uguaglianza che è un'uguaglianza astratta. Come astratta? In che senso? Ma nel senso che sì, sono uguali, ma insomma, per modo di dire, una cosa è scendere veramente con una certa comodità e una cosa è scendere saltando. Non è quello il discorso. Mentre invece da quell'altra parte ecco che la differenza diventa ugualmente astratta, nel senso che a questo punto io devo dire la differenza, collocandola di per sé, non è che rechi una disuguaglianza rispetto all'effetto. Recherà la disuguaglianza sarà invece rispetto a un momento del raggiungimento dell'effetto, perché si scende in un altro modo. E allora il discorso qui è importante, perché questo è un discorso eminentemente pratico, e se dei problemi pratici si risolvono poi nel modo migliore, a seconda poi delle circostanze, ma si può allargare a tanti altri aspetti delle cose, e allargando il problema ai vari aspetti si si rende conto della impossibilità di continuare su questa base. Prendiamo una proposizione esemplata su quella precedente. Se noi creiamo una proposizione, diciamo una scalinata è una scalinata, tutto sommato si tratta di due scalinate che portano allo stesso risultato. Diciamo che è una scalinata pur non essendo del tutto vero, però allarghiamo la proposizione alle cose che veramente valgono. L'esempio che Hegel avrebbe preferito e che per lui aveva un senso. Prendiamo l'espressione un uomo è un uomo. Qui noi abbiamo, dal punto di vista astratto, una non differenza, e dal punto di vista concreto non abbiamo modo di rimediare, non abbiamo modo di dire beh, tutto sommato ci rimediamo lo stesso e riportiamo tutti gli elementi allo stesso livello, perché un uomo è un uomo, ma non è affatto quello stesso uomo dell'altro che ho esemplificato prima. Allora dovrò dire che un uomo è un uomo, ma non è lo stesso uomo. E allora direi che a questo punto la proposizione è tutta falsa. Se io pretendo di identificarla in senso assoluto, dovrò dire allora che è falsa in senso assoluto. Nel caso precedente, che era un caso un po' che era il caso di un esempio grezzo, alla fine risaltava di meno la differenza, no? Perché in qualche modo risolvevo il problema, rimaneva un problema che si poteva in qualche modo risolvere. Di prendere adesso le cose che valgono di più,
certo sono andato al massimo, un uomo è un uomo, per Hegel è l'esempio massimo, perché l'ho scritto stesso come spirito consapevole, e allora il discorso è diverso. Il mondo di un uomo è un mondo a parte, cioè che esprime, che sei un'epoca storica, mettiamo, o un aspetto particolare di un'epoca storica, da un certo punto di vista, in una determinata situazione, anche se poi uomini si possono essere uomini diversi che esprimono la stessa idea, beh, la cosa non è che cambi molto, perché poi quegli uomini esprimeranno esigenze diverse. L'importanza della proposizione è un'importanza che storicamente poi ridivarica tutto il concetto. Certo non posso portare la differenziazione più che a un certo livello, però posso senza dubbio riportare. Ecco, forse possiamo fare degli esempi abbastanza concretizzati. Ecco, dicevamo una volta, Beppi di Conti, gli uomini persi da Napoleone alla Beresina sono in fin di conti tanti esempi di morti non validi, no? Morti non validi nel senso che alla fine sono quei morti che sono serviti per quello scopo, per indicare un certo fine che la rivoluzione come espansione militare ha realizzato. La rivoluzione francese che vuol portare un certo tipo di civiltà, un certo nuovo modo di produzione, anche laddove non è ancora alla fine accettabile. Nella Russia degli zar, dove evidentemente siamo ancora molto lontani dall'accettare il modo di produzione borghese, e nella Germania del tempo eravamo un po' sulla strada di cambiare molte cose, ma di strada se ne doveva fare ancora parecchio, però intanto portare queste esigenze significa poi farne discutere, significa farne lievitare e così via. Il che significa che poi all'interno di queste nazioni o di questi stati, a seconda dei casi, si muoveranno determinate idee, ci sarà un determinato cambiamento politico. Ancora di più se noi arretriamo politicamente, non nel senso di un arretramento, di un abbassamento, ma nel senso di andare indietro verso l'origine di tutte queste idee. Prendiamo la Francia. Beh, la Francia è il punto di inizio di tutto il suo movimento. Chi è che combatte nell'esercito francese? Nel Saira Carducciano c'è l'indicazione della estrazione dei militari e dei soldati di Napoleone, sempre per tornare a questo punto. E cioè, quindi conti, i soldati sono visti come i figli della terra faticosa, cioè in fin di conti vuole indicare, con un'espressione semplice, che si tratta di gente di provenienza contadina e di provenienza piccolo borghese. Questo è il discorso di Carducci, cioè questi sono quelli che hanno fatto la rivoluzione. E allora il problema in quel senso è che ognuno di essi porta una determinata esigenza, c'è un'indifferenza profonda nell'essere uomo di ciascuno di essi. E allora l'elenco dei generali francesi che noi troviamo in un celebre sonetto, che adesso non si fa più leggere, quindi magari nessuno qui l'avrà letto, non lo so, Kleber dagli arruffati scilli e così via, no? Eccetera eccetera, sono tanti esempi diversi di uomini che si pongono come espressione di determinata realtà. E allora diciamo che la legge della diversità, il principio di diversità, ha bisogno di una sua formulazione. E c'è una formulazione unitaria del principio di diversità, anche se poi dobbiamo dire che il principio di diversità è proprio quello che meno si presta a una formulazione unitaria, essendo proprio il principio di diversità. La formulazione dice
rendendo la situazione paradossale, ogni cosa è diversa, non vi sono due cose che siano perfettamente uguali. È l'espressione assoluta del principio di diversità. Ma allora dobbiamo farci una domanda, un po' trasecolando. Sembra a prima vista che questa proposizione sia in contraddizione con quella precedente che abbiamo esaminato. Cioè, si è visto che l'identità, c'era una posizione che era quella dell'identità, e l'identità è poi quella per cui si può parlare di contraddizione soltanto se si parla di un'unità fondamentale delle cose. A ogni cosa viene dato il predicato opposto dell'identità, però in origine a ogni cosa era dato il predicato preciso dell'essere quella. E non se ne poteva parlare della diversità delle cose se non partendo da questo fondamentale giudizio. Ogni cosa è identica a un'altra e proprio per questo io posso lavorare nel senso che ogni cosa poi è differente dall'altra in quanto la differenza si appoggia sulla identità. Qui invece io dico il contrario, dico ogni cosa è diversa dall'altra, non dico ogni cosa è uguale all'altra e su questa uguaglianza pongo la differenza, e dico a questo punto che ogni cosa è diversa dall'altra. E allora questa diversità che cosa sarà mai? Questo è il principio, è la domanda importante. Ora, se noi guardiamo alla formulazione di queste due leggi, ci dice Hegel, noi troviamo che la prima legge, quella dell'identità, si formulava nel senso che una cosa era identica con se stessa ed era nello stesso tempo differente dagli altri in quanto portava con sé l'identità con se stessa e l'identità con l'altro. Qui abbiamo che ogni cosa è diversa da ogni altra, ma in che senso ogni cosa è diversa da ogni altra? Nel senso anzitutto esteriore, ogni cosa si presenta come diversa nella configurazione da ogni altra cosa. Ora il discorso è che se noi però tiriamo fuori un ragionamento di questo genere e diciamo state attenti, questa diversità poi alla fine è semplicemente qualcosa di esterno, è un modo di presentarsi della cosa, e corriamo questo rischio, e cioè di dire che la diversità appartenga a un qualcosa o ad ogni cosa. Se io dico la diversità appartiene a una cosa o a ogni cosa, io vengo a dire che per definire un qualsiasi soggetto la diversità non è nulla di essenziale, perché in fin di conti è soltanto qualcosa che lo caratterizza esteriormente, mentre invece dal punto di vista interiore dovrò continuare a dire che quella che vale è il principio di identità, per cui il soggetto è veramente quel soggetto che è, in quanto porta con sé questo suo particolare significato. Non avrebbe valore allora la diversità puramente esteriore, perché una diversità apportata dall'esterno non ci dice nulla di ciò che è in realtà la cosa nel suo intrinseco significato.
si può fare addirittura un'enorme confusione in questo modo. Prendiamo un tavolo a quattro gambe. Un tavolo a quattro gambe e un animale quadrupede. Ebbene, lì in fin di conti che cos'è che caratterizza un tavolo a quattro gambe? Quello di avere per l'appunto quattro gambe. E un animale quadrupede da che cosa è caratterizzato? È vero, dal fatto di avere quattro gambe. A questo punto io so che in fin di conti questa diversità, che è del tutto esterna, mi porta a una coincidenza. Cioè io identifico tranquillamente un tavolo a quattro gambe con un animale quadrupede a quattro zampe, tanto alla fine si tratta sempre di quattro elementi su cui si reggono tutti e due, è vero? E allora questo discorso della attribuzione esterna dei caratteri del soggetto è un discorso che evidentemente non mi porta lontano, perché io non riesco a capire per niente affatto perché poi l'animale quadrupede sia qualcosa di essenzialmente diverso dal tavolo su cui posso tranquillamente scrivere. È vero che magari qualcuno in vena di battute mi potrebbe dire che mi posso appoggiare sulla schiena del cavallo o peggio ancora sul dorso del cane di casa per poter, è vero, scrivere qualcosa, cosa che sarebbe poi scomodissima, ma comunque la battuta rimarrebbe battuta. Non è che sia una cosa essenziale, sia una cosa importante. E allora noi dovremmo fare un altro discorso, ossia un discorso proprio, e cioè dovremmo ricadere di nuovo nelle diversità come tale si deve convertire nella differenza determinata. E qui Hegel, tanto per cambiare le cose, nel profondo rapporto che lega, anche se non sempre appare, l'idealismo tedesco all'immensa figura di Leibniz, se ne esce dicendo anche Leibniz la pensa così, e cita un passo dei Nuovi Saggi, e quindi secondo libro, capitolo 27, paragrafo 3. La differenza ha come tale un suo effettivo significato e un dinamismo concreto interno, che è qualcosa di diverso dall'apparire semplicemente con determinate note, come se le note logiche fossero effettivamente quelle che determinano la realtà delle cose vista dall'esterno. La realtà delle cose non è una nota logica, è una espressione logica della struttura razionale della realtà, che è una cosa del tutto diversa. Una nota logica è un predicato fisso, è il predicato posto dalla logica formale e astratta, è invece un predicato effettivo, concreto, è quello che emerge dalla costruzione logica del mondo. Per cui, naturalmente, le quattro zampe di un animale non potranno mai essere pensate come le quattro gambe di un tavolino. Hanno una funzione logica completamente diversa. La differenza e diversità si coglie proprio nella caratterizzazione del rapporto. Il tavolino servirà per mangiare e per scrivere, a seconda dei casi, e invece l'animale dovrà servire delle zampe per correre, per andare a destra, a sinistra, eccetera, per fare ciò che deve fare. E allora, che cosa diremo della uguaglianza, della vera e propria uguaglianza? La definizione dell'uguaglianza dovrà essere una definizione perlomeno apparentemente contraddittoria. L'uguaglianza è un'identità delle cose
che non sono le medesime, che non sono identiche fra loro, e la disuguaglianza è la relazione delle cose disuguali. Entrambe perciò non sono scisse in diversi lati ed aspetti, indifferenti tra loro, ma l'una è un apparire nell'altra. La diversità è perciò differenza nella riflessione o differenza in se stessa, differenza determinata. Io direi che la prima parte di questo paragrafo 118 si è in fin di conti spiegata abbastanza bene dall'esempio che facevamo prima, delle zampe del cane e delle zampe del cavallo e le gambe del tavolino. Perché sì, c'è una uguaglianza astratta, ma è un'identità di quelle cose che non sono le medesime. Cioè è la stessa cosa, in fin di conti si parla di quattro zampe o di quattro gambe, come vogliamo dire, ma quelle quattro gambe non sono poi da interpretare nello stesso modo, entrano diversamente nel gioco dei rapporti del significato, cioè dei significati logici che hanno effettivamente. È un altro modo di ragionare. Le cose non sono le medesime, non sono identiche fra loro. Quello che importa, che cos'è? È il vedere la differenza fra gamba e gamba e zampa, che non è la stessa cosa. In fin di conti, la vecchia definizione dell'uomo come bipede in plume, no? Il bipede in plume, il dipunapteron, zoon dipunapteron. Che cosa sta a indicare? È una definizione manchevole, perché in fin di conti l'avere due piedi non era in fin di conti, non poneva i piedi nello stesso rapporto con il pollo, altrimenti bastava spennare un pollo per avere poi, o un qualsiasi volatile, per avere poi un uomo, insomma, non è quello. Beh, certe volte forse sì, il conto può anche tornare, però ecco, è un modo di dire, insomma, non è che alla fine si sia poi sbagliatissimo, ma comunque ecco, dal punto di vista logico non ha senso, diciamo. Poi dal punto di vista pratico forse qualche senso lo potrebbe anche avere, insomma. Ho letto un po' di buona volontà, insomma, si potrebbe anche ottenere qualcosa del genere. Ecco, allora però è chiaro che lì è sbagliato, perché? Perché in fin di conti si parla della stessa cosa in un altro modo. Il significato non è che io mi debba fissare sugli elementi prendendoli come tali e considerando il termine zampa o il termine piede, che c'entra? E se io uso questo termine lo uso in un altro contesto logico, quindi l'identità di quelle cose che non sono le medesime, che non sono identiche fra loro. La disuguaglianza è la relazione fra cose disuguali. Ecco, disuguaglianza, relazione fra cose disuguali. E in che cosa sta qui? In cosa si trova la contraddizione all'interno di questo rapporto? È nel fatto che ci sia una relazione. La relazione, in fin di conti, è un mettere sullo stesso piano. E se io due cose disuguali le metto in rapporto fra loro, è come se in fin di conti le equiparassi, cioè le raffrontassi cercando di coglierne la base di uguaglianza. Soltanto quello che mi risulta è poi una disuguaglianza essenziale, la impossibilità di funzionalizzare ciò che è identico e la necessità quindi di funzionalizzare ciò che è diverso.
questa necessità di funzionalizzazione del diverso è la disuguaglianza in senso concreto del termine. E allora, dice Hegel, quando noi parliamo di uguaglianza e disuguaglianza, non possiamo scindere il soggetto e il predicato come se fossero degli aspetti della stessa cosa, come se cioè i predicati potessero essere astrattamente avulsi dai soggetti, andare per conto proprio, essere ridefiniti per conto proprio e poi essere ricomposti in un'unità in cui dovrebbero dare un senso. Non è questo, cioè le uguaglianze e disuguaglianze non possono essere scisse nei diversi aspetti, indifferenti fra loro. Non c'è una indifferenza degli aspetti. Gli aspetti entrano concretamente nella costruzione del determinato termine da porre in rapporto con un altro termine preciso. E allora a questo punto che cosa avremo? Avremo che ciò che si viene a comparare è uguale o diverso, ma in un senso diverso ed uguale, cioè nel senso di un rapporto in cui vari significati vengono ad essere gli stessi significati e anche significati opposti, perché in fin dei conti l'essere uguale come significato non toglie nulla al fatto che quel significato poi possa essere ricontrapposto da un altro punto di vista all'interno però dello stesso rapporto, senza che quel significato poi sia mutato. E allora diciamo che la diversità è differenza della riflessione o differenza in se stessa, differenza determinata. E cioè nella diversità che cos'è che noi che facciamo? Quando cerchiamo di spiegare le cose, le spieghiamo in modo diverso, cioè riferendoci o a un soggetto o a un altro, sempre però mantenendo questo riferimento all'interno di una realtà che è quella realtà della quale stiamo effettivamente parlando. Quando si dice differenza determinata, questo però non lo dice qui Hegel, ma lo dice nella Scienza della Logica, volume secondo, pagina 467, nella vecchia edizione, la vecchia traduzione italiana. Questa differenza determinata è differenza determinata in se stessa. Identità e differenza quindi vengono a essere collocate come aspetti di un concetto del tutto nuovo. Gli oggetti che sono giudicati uguali sono tali perché c'è alla base la differenza, e gli oggetti che sono giudicati disuguali sono tali perché alla base c'è l'identità. Cioè c'è un pensare diversamente gli oggetti in rapporto a ciò che gli oggetti devono in pratica significare. Io li metto in rapporto con il mondo circostanze in un modo diverso e penso in un modo diverso l'unità complessiva di quell'oggetto che è un pensiero con il resto del mondo che è un altro pensiero. Quindi il discorso è questo. E allora noi non possiamo fare un paragone fra fra l'energia elettrica come tale e un abete, perché chiaramente a questo punto ci manca il termine della comparazione, ma semmai possiamo pensare all'interno del principio dell'identità differenza un abete e un pino. Un melo o un altro albero. Qualunque, il fatto
fatto cioè è che il discorso deve avere un principio di uguaglianza e un principio di differenza al suo interno. Allora dirò che quando si deve parlare dell'energia elettrica non è che metta a parlare degli alberi, è vero, o del giardino di boboli, anche se nel giardino di boboli magari ci avranno messo da qualche parte dei cavi elettrici, ma quello non c'entra proprio col giardino come tale, va bene, per illuminare, non so se l'abbiano fatto bene o no, che poi sono cose anche che implicano un certo gusto. Dal punto di vista estetico, ma comunque, vabbè, ecco, se io devo fare un paragone dell'energia elettrica, visto che si tratta di energia, e penserò al vapore, penserò all'energia del vapore, penserò che so che la locomotiva, l'energia del carbone, le vecchie locomotive, o cose di questo genere, cioè mi terrò sul piano dell'energia, oppure addirittura penserò che so io alla bomba atomica, o la pila atomica o qualcosa del genere, cioè pensa a qualcosa che effettivamente dia, sia la base di della trasformazione e del movimento. E allora da questo punto di vista la riflessione che cosa c'entra? Beh, concluderemo, visto che non possiamo dire molto di più, quest'anno di corso, diremo che la riflessione è pur sempre il modo di affrontare il problema del rapporto fra i diversi termini, o da un punto di vista concreto del significato dei vari termini, oppure isolando i termini stessi, in questo caso la riflessione non è più organica ma è riflessione astratta, cioè si tratta di isolare i termini e poi di vedere quali sono i punti comuni fra un termine e l'altro, ma questo è un ritorno alla vecchia logica formale e astratta. Chiudiamo purtroppo a questo punto. Io vi ringrazio per la vostra assiduità e ci rivediamo all'esame. Forse non è il modo più allegro.